Buongiorno, eccoci qui. Come state? Spero tutto bene da questa Italia congelata, o almeno il nord Italia è così. Oggi sono uscita, sono andata in giro con la mia mamma, ragazzi, 6 gradi sulle montagne, ma neanche sui 1000 metri ha nevicato come non ha neanche nevicato quest'inverno. Poi vabbè, non rimarrà giù, però insomma, avevano ragione i nostri anziani che dicevano: fino al 40 de marzo se leva mia e strascia. Fino al 40 di maggio, quindi al 10 di giugno, non si tolgono i vestiti pesanti perché ci può sempre essere quella settimana che è fredda. Ed è così perché questa settimana veramente è quasi più fredda di quella di dicembre. E io avevo giusto fatto degli acquisti, questi ultimi acquisti che ho fatto su Temu per dare il benvenuto alla primavera. Quindi orecchini sgargianti, ho comprato una borsettina carina rosa, dei vestitini e niente, abbiamo dovuto ritirar fuori dagli armadi i maglioni che avevo già cominciato a lavare. Per fortuna il piumone non l'avevo tolto dal letto e ragazzi, vabbè, ma noi siamo molto fiduciosi e speriamo di poter indossare tutte queste cose al più presto. E poi sicuramente quest'estate ci lamenteremo del caldo che ci sarà, ma siamo fatti così. Allora, vi avevo promesso un video soltanto di spacchettamento Temu, sono vari ordini e ve li faccio vedere tutti insieme, che così ci passiamo un po' di tempo insieme. E nulla, ho preso qualche magliettina, un paio di pantaloni e adesso vedrete un po' orecchini molto sgargianti, molto grandi. Mi va quest'estate di essere colorata, allegra e quindi ve li faccio vedere. Poi vi lascerò nell'info box tutti gli articoli che ho preso se vi interessano e cercherò di mettervi l'immagine quando vi mostrerò i capi di abbigliamento per farvi un'idea, perché io veramente sono questo è l'ultimo pacchetto che è arrivato, sono arrivati, li ho lasciati ancora nel celofan, nelle buste, perché piove e non ho lavato assolutamente nulla. Allora, ma partiamo subito, partiamo con un paio di pantaloni che avevo già comprato l'anno scorso, ma siccome sto dimagrendo, quest'anno sono leggermente larghi e sono dei pantaloni che sono comodissimi, semplicissimi, con l'elastico in vita. Adesso vabbè, qua sono tutti un po' stramusciati, come si dice da noi. Hanno le loro taschine, quindi sono comodi. A me piacciono i pantaloni con le tasche, anche se sono dei pantaloni così sportivi, leggeri. E hanno l'elastichino, mi piace molto perché hanno l'elastichino soltanto da una parte del fine gamba e poi il pezzo dritto. Stanno molto bene indossati, mi piacciono molto e ho pensato appunto di prendere una taglia in meno perché adesso quegli altri saranno sicuramente un po' grandini. Se poi andranno bene, vediamo se prenderne un altro paio, magari di un colore un po' più chiaro. Per il momento continuo ad indossare il blu e il nero che smagriscono e sfinano. I prezzi poi li andate a vedere, perché io non mi ricordo assolutamente niente, li andate a vedere quando vi metto il link degli articoli che ho preso. Poi ho fatto scorta di qualche camicettina, nulla di che, ma mi piaceva per esempio questa da mettere con quel paio di pantaloni. Questa è una, tra l'altro le ho prese e mi sono accorta tutte più o meno della stessa fattura, come si dice. Ha il collettino così alla coreana, giusto? Si dice così. Con questa fantasia blu, leggermente sciancrata, ma non tanto che cade bene. Queste sono comodissime perché, soprattutto in estate, ne avevo già comprate due o tre l'anno scorso, però le avevo comprate su Shein. Praticamente le si lava e di questa ho preso una L perché anche qua l'anno scorso avevo preso la XL, ma quest'anno mi va bene la L, anzi, devo dire che cade proprio molto, molto, molto bene. E questa è la prima magliettina. Adesso dovrò lavarle, stirarle, sperando di riuscire a metterle. Ebbene, poi sono sempre gli stessi colori, eh. Questa mi è piaciuta tantissimo, sempre stessa fattura, perché poi quando mi piace un modello con questo tessuto
con dei piccoli pois blu, molto carina, con la sua manichina, perché non mi piace andare sbracciata. Anche questa molto morbida, avrei potuto forse prendere una taglia in meno, ma d'estate va bene così, belle comode, al taglio sotto il seno, sono fatte davvero molto molto bene, vedete? Sono carine, si lavano e non si devono neanche stirare, se si lasciano leggermente bagnate, quando c'è caldo asciugano presto e si è vestiti in maniera carina per andare in ufficio, anche perché altro non si fa. Poi ho cambiato fantasia, è anche leggermente modello, infatti questa è leggermente a pelo, l'ho provata, ma ha una bella, vedete, sono tutte così, tutte con il collo così le ho prese. Questa è leggermente più strettina, con la manichina così, aperta in alto, fantasia nera e color sabbia, con un pantalone nero, con un pantalone color sabbia o bianco, bianco non mi piace più di tanto, però secondo me quest'estate ci sta bene. E l'ultima, classicissima, come tutte le magliette che ho preso classiche, ma io sono abbastanza così, non è che... Sì, magari anche qualcosa di colorato. Questa è bianca, semplicissima. Molto, molto semplice, magari con sotto una canotta colorata. Ho avuto molta fantasia, con la manica, vedete? Modello senza cucitura sulla manica. Sono proprio due pezzi attaccati insieme, semplicissima anche da cucire. Potrei prendere il modello, chissà mai che mi rimetta a cucire. E così. Questi sono stati i miei acquisti di abbigliamento, perché le cose più succose sono la bigiotteria che mi piace di più. Poi, questi invece sono acquisti che ho fatto anche qui intervallati, l'ultimo che è arrivato insieme ai vestiti è stata questa bellissima, bellissima cuffia da doccia. Avevo visto un modello simile guardando un video di Marina Razumashka Beauty, giusto? Se non è così, comunque poi vi lascio sotto il link. E la sua era un rosa pescato. Siccome quando vado in doccia non lavo tutti i giorni i capelli, ovviamente, però la doccia è talmente comoda che la si fa tutti i giorni. E uso quelle cuffiettine usa e getta, che vabbè, è comunque plastica che faccio e quindi non è che mi piaccia più di tanto. Questa lei l'aveva fatta vedere e vedete, ha la spugna dentro. E quindi è chiaramente molto più resistente di quelle usa e getta. Qui scusatemi, ma ho dovuto accendere anche la lampada perché sembrano le 6 di sera. Ha questa spugnetta che comunque assorbe l'umidità e poi ha sopra la sua plastica. Non è il modello che ha comprato Marina perché avevo cliccato sul suo link e non c'era più, ma è molto simile. Questa l'avevo pagata 2 euro e qualche cosa. E siccome adesso arriverà il momento delle 3 docce al giorno, chiaramente i capelli non me li posso lavare tutte le volte. E la trovo veramente molto molto comoda. Tra l'altro mi piace tantissimo anche questa fantasia, molto carina, molto estiva. Poi io sono una che porta le borse grandi, veramente grandissime, ma giganti. Ultimamente però mi trovo comodissima quando magari devo fare le cose veloci con delle borse piccole a praticamente quasi grandezza portafoglio. E ho visto questa borsettina color cipria che mi sembra veramente ben fatta. Ha un sacco di cerniere, cernierine, quindi per esempio qui ci possono stare le chiavi, qui ci sta il cellulare, qui dentro il portafoglio e siamo a posto. Poi io comunque quando vado in ufficio ho la borsettina così, ma poi ho la sporta dove metto dentro il mio campioncino di profumo se mi voglio spruzzare il profumo, metto dentro un rossetto, un lucidalabbra, un pettine, i fazzoletti di carta, le mie medicine per il mal di testa, cioè vado con una borsa grande così, ma la borsa con dentro il portafoglio e il resto è piccolina, poi quell'altra. Comunque l'appoggio e in macchina e non mi dà fastidio, però per scendere e fare le 4 commissioni che devo fare, questa la trovo molto molto comoda. E ha anche una cernierina dietro, quindi
volendo la si può usare anche come beauty. Carina, mi sembra anche un tessuto lavabile e quindi secondo me quest'estate la sfrutterò tantissimo. E poi avevo comprato forse 2 o 3 mesi fa, ma l'avete visto penso su qualsiasi canale, perché è un articolo che ha fatto il botto, questo beauty. E ho pensato di prenderlo appunto per quando vado in vacanza o magari devo portare anche soltanto nel bagno del piano inferiore qualche pennello, qualche trucco, se non ho voglia di salire mi devo ritoccare. E qui vedete è veramente molto 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 capiente, c'è una bella taschina con l'elastico qui anche dall'altra parte, e qui c'è anche una taschina in mezzo. Poi una volta che è pieno ha proprio una bella forma ed è veramente molto capiente. Io l'ho visto su tantissimi canali e l'avevo comprato penso 2 mesi fa, non mi ricordo più. Carino, anche abbastanza compatto, e quindi questi sono stati un po' tutti gli accessori che ho preso. Poi, allora, io ho sempre amato gli orecchini e ho sempre portato degli orecchini anche abbastanza vistosi. Poi non l'ho più fatto, ho lasciato anche chiudere un po' i fuori delle orecchie e poi in questi anni mi è ritornata la voglia degli orecchini. E qualche volta uso magari qualcosina di più e qualche volta mi piacciono anche delle cose abbastanza classiche. Ma per questa primavera e quest'estate ho deciso di andare anche quasi sul pacchiano, chi se ne frega, adesso mi posso permettere di tutto. Ho comprato anche delle collanine carine e adesso ve le faccio vedere. Allora, questa l'ho già messa e ha riscosso un successo strepitoso, perché sembra una collana di perle vera, è pura bigiotteria, ma è davvero molto molto fine, con questo filo di catena quasi attorcigliata piccolina. C'è questa piccola perla, vedete? Una parte è più corta e l'altra invece rimane più lunga. Mi piace tantissimo, l'ho messa e mi piace davvero tanto tanto tanto. Fa una figura pazzesca. Questa deve andare su perché poi c'è la perlina, quindi devo mettere. No, è giusto così, sì. Ok. Poi ho preso il classico filo con la perlina, perché comunque a me queste cose qui classiche mi piacciono. Aspettate, eccola qua. Questa è davvero carina anche lei. Poi d'estate secondo me sulle magliettine questa rimane proprio a collo, vedete? Ecco, sono proprio cosine molto molto semplici e fini. Poi, invece, questa parure, chiamiamola così, con gli orecchini, così. Vediamo, non li ho neanche aperti prima. Allora, con gli orecchini di questo tono rosa o quel oro rosato, e la catena uguale con il medaglione. Piace molto il colore. Io poi vado sempre sull'azzurro perché è un colore che mi piace, che mi sta bene, ma questa volta ho voluto cambiare tonalità. E l'ultima, ah no, ce n'ho anche qua ancora questa. Mi fate vedere a mia mamma, è entusiasta, adesso devo comprargli qualcosa anche a lei. Questa mi è sempre piaciuta, mi sarebbe piaciuta di oro vero, ma vabbè. E me la sono comprata finta. Com'è che si chiama? Coda di serpente, perché io ho in mente questa cosa? Comunque
ha un nome questa maglia, è una piattina, vedete, molto molto sottile, e insieme c'era il braccialetto. Ok, che ne so, con un vestitino, se devo andare a qualche aperitivo, ma anche andare in ufficio, cioè sono cose molto molto carine. Poi un tris di collanine che si possono mettere sia da sole oppure tutte insieme. Allora, c'è questa con delle perline azzurre. Carinissima, e io ogni tanto sull'azzurro vado. Questa che mi piace tantissimo, con queste piccole quasi paillette dorate, e sono di diverse lunghezze perché si possono mettere tutte e tre insieme oppure, vedete, d'estate stanno bene, perché poi io d'inverno le collane le metto poco perché porto sempre i maglioni molto accollati. E poi mi dimentico. Invece d'estate mi piace di più. E questa che è una doppia collana con il medaglione, così, e anche qui delle piccole paillette. Questa. E penso di collane e braccialetti non ho preso più niente. Adesso arriviamo alla sagra degli orecchini, che qua mi sono data alla pazza gioia. Sono vari ordini, ho accumulato tutto. Allora, sicuramente qualcuno di voi dirà che pacchianate, ma a me non interessano, mi piacciono tantissimo. Poi con il capello così, un po' lunghettino in confronto al solito, secondo me stanno benissimo. Ho preso questi orecchini sono sulle tonalità del rosa, pendenti, con questi fiori. Poi ho preso questi anelloni color fucsia, non so. Adesso mi piacciono gli orecchini grandi, eccoli qua. Poi tra l'altro io ne ho già comprati parecchi di orecchini e hanno una qualità ottima. Forse uno o due mi si sono rovinati, ma anche perché io non sono attenta, magari li ho, li indosso e poi ci spruzzo sopra il profumo e chiaramente si rovinano, cioè è anche per colpa mia, però soltanto uno o due paia, gli altri veramente, ce ne sono alcuni che mi dimentico, quelli un po' più piccolini che metto d'inverno li uso anche quando sono, cioè li uso, li tengo quando sono in doccia perché non mi ricordo, non si rovinano e nulla. Poi, questi orecchini, questo è uscito, devo, sì, si è staccato da qua con la pinzettina dei gioielli che ho, devo attaccarle. Questo bellissimo color turchese, neanche acquamarina, mare di Sardegna, non so, chiamatelo come volete. Ecco, lo stesso è qua, però devo, si è staccato l'anellino, lo devo attaccare con la pinzetta, poi dopo lo sistemo. Mi piacciono tantissimo. Poi questi mi piacciono da morire, da morire. Belli, con questi colori, sembrano dei cristalli, stupendi. Poi questi mega colorati fatti di spago, carta, sembrerebbe carta, sì, guardate che belli. Tutti belli colorati per l'estate. E poi ancora, uno che non sono sicura se ho fatto un acquisto, però vabbè, è uno al massimo. Adesso ve lo mostro. Questi mi piacciono tantissimo. Satinati. Aspettate, ecco qua. Guardate che belli. Poi, abbiamo quasi finito, eh? Ho preso questi,
Stavolta di azzurri ne ho presi pochi. Cosa ho detto, che di azzurri non ne ho presi? Adesso ve lo faccio vedere io l'azzurro. Sì, meravigliosi. Mi piacciono da morire. Mi piacciono da morire. Con quella collanina là sono dello stesso colore. Poi una cosina un po' più seria, perché qualcosina di serio ci vuole. Questi anelli semplici con delle perle con dentro dei cristalli, chiamateli cristalli, ovviamente finti, però brillano un sacco. E anche questo, leggermente, se sentite che grida, è il Paolo che è andato a salutare sua figlia, che lui quando arriva deve andare a salutare i suoi bambini. Questo non riesco neanche ad aprirlo. Taglierino, abbiamo sempre tutto a portata di mano. Non si apre questa volta. Oh, ok, questi sono un po' più elegantini, che carini. E secondo me questi si possono mettere in entrambi i modi, nel lato liscio, perché comunque la chiusura è semplicissima, e nel lato con, si sbaglio sempre, con i brillantini. Sono un color oro rosso, eccoli qui. E poi gli ultimi tre, anche qua delle bombazze gigantesche, spero che non pesino troppo. No, non pesano. Questi sempre ad anello, così, color argento. E l'ultimo, penultimo, questi fiori rosa, mi piacciono un casino, non vedo l'ora che arrivi la bella stagione per metterli, ma li metterò anche adesso. Adesso porto un completino, una parure che mi ha regalato mia figlia Lucia, che è tornata da Budapest, che è andata in gita e mi ha comprato gli orecchini piccolini, vedete, azzurri blu con la collanina, e quindi è giusto che in questi giorni la porti. Poi non avevo capito che erano così grandi, ma sapete che non mi dispiacciono. Allora, a parte che secondo me si possono portare, poi vi faccio vedere, sono veramente giganti, sono gigantissimi, però secondo me con un vestito bello arioso, bianco, di lino, un po' svolazzante, non ci stanno male. A me piacciono, vi giuro, mi piacciono, però possono essere anche magari un po' grandi, ma voglio vedere quest'estate se riesco ad abbinarli a qualcosa, oppure secondo me ne si possono anche appendere, cioè, siccome il gancio è molto sottile, potrebbe diventare anche una spilla. Vabbè, ci penserò. Comunque, secondo me li metterò. Sono leggerissimi perché sono fatti di tulle con dentro la perlina, vedete? Ecco. Però dai, in estate ci stanno. Ebbene, penso di avervi fatto vedere tutti i miei acquisti accumulati in questi periodi. Per il momento penso di non comprare più niente. Se devo comprare ancora qualcosa su Temu, lo prenderò probabilmente un altro paio di pantaloni, perché secondo me quei pantaloni lì sono davvero molto 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 comodi. Li ho già provati l'anno scorso, mi ero trovata benissimo, li avevo presi beige e blu, i miei colori, però probabilmente ne comprerò un altro paio, ma vedremo, vedremo, vedremo. Ebbene, oggi video di puro spacchettamento, spero di avervi così rallegrato con tutti i colori di questi bijou, di questi orecchini. Questi ragazzi cioè, per me sono i miei preferiti, piacciono da morire, Maria che belli. E nulla, dai, ci vediamo in un prossimo video.
che parleremo di cosa? Chi lo sa? Visto che c'è stata questa coda ancora d'inverno, stavo mettendo via, stavo cambiando i profumi prettamente invernali, ma mi sono accorta che in questi giorni ho rimesso quelli. Quindi magari salutiamo quei 3-4 profumi che sto utilizzando ancora nonostante ci siamo già addentrati nella primavera, e così poi avremo modo di parlare di profumi, perché adesso sono in fissa con i profumi, e preparatevi che ci saranno un sacco di video, ma vabbè, lo sapete che io sono così. Ho già preparato 5 profumi della primavera, e poi ce ne sono altri 3, quindi ci sono davvero un po' di tante tante idee, tutti profumi economici, low cost, ma buoni buoni. Lo sapete che io non sono mai su il troppo costoso, perché lo sapete come la penso. E poi nulla, poi vedremo cos'altro possiamo fare insieme, di cosa possiamo chiacchierare. Io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, vi auguro un buon proseguimento di settimana. Noi faremo il ponte, quindi ci saranno 4 giorni di vacanza, ma rimarremo a casa, ma ci riposeremo. E auguro quindi un buon ponte anche a voi, magari ci riusciamo a vedere con un video. Divertitevi, rilassatevi, speriamo che il tempo possa accompagnare qualche bella gita, qualche gita fuori porta, o se qualcuno ha in mente di fare qualche viaggio, che ci sia un bel tempo. E niente, ci rivediamo prossimamente su questo canale. Grazie, ciao, a presto!